io sono Roxy e in questo video vi voglio far vedere come mi sono trasformata in Umaru-chan dell'anime Kimoto Umaru-chan. Come prima cosa mi vado a mettere queste lenti a contatto Circle Lenses marroni, che in realtà sono dello stesso colore del mio occhio, però mi fanno l'occhio più grande e quindi sono molto carine. Dopodiché vado ad applicare il primer su tutto il viso, così tutto il trucco dura di più, e poi passo al fondotinta che vado ad applicare con la mia Beauty Blender per fare la mia pelle più uniforme. Fisso il tutto con la cipria e poi passo al bronzer, che applico sotto gli zigomi per accentuarli ancora di più. Poi applico il blush e abbondo con il blush perché Umaru-chan ha le guanciotte belle rosse. E poi applico anche un bel po' di illuminante sopra le guance perché spesso le guance di Umaru-chan sono luccicanti. Dopodiché vado ad applicare un po' di colla stick lavabile sulle sopracciglia per renderle appiccicose e anche più piatte, così poi posso cambiarne il colore. Infatti vado ad applicarci sopra del correttore, così, per schiarirle. Poi vado ad applicare questo marrone chiaro per ricolorarle e anche ridefinirle. Poi passo al primer occhi che applico su tutta la palpebra così gli ombretti durano di più. E poi vado ad applicare questo ombretto bianco nell'angolo interno per illuminare l'occhio e farlo più grande. Poi applico questo ombretto nude rosato sulla palpebra mobile. E poi intensifico il tutto con questo color mattone. Perché voglio intensificare, però mantenere un look molto naturale. Lo applico anche sotto l'occhio così e poi vado ad applicare l'eyeliner e applico questo eyeliner che è il mio preferito perché è facilissimo da applicare. In questo caso non faccio la codina ma cerco di rendere l'occhio più rotondo. E poi applico una puntina di ombretto nero sotto la waterline, così. Applico mascara sopra e sotto. E poi un rossetto nude sulle labbra. Ed il trucco è completo, a meno che voi non vogliate gli occhi ancora più giganti. In questo caso è il momento delle ciglia finte. E queste sono le mie nuove preferite perché sono lunghissime e bellissime. Applico un po' di colla, aspetto 30 secondi e poi le applico super vicine alle mie ciglia naturali. E applico sempre prima la parte esterna e poi con le pinzette mi aiuto ad appiccicare bene la parte interna. Ripeto tutto dall'altra parte. Metto la colla, aspetto 30 secondi, poi appiccico la parte esterna e poi con le pinzette mi aiuto ad appiccicare la parte interna. E non è finita qua, perché per Umaru-chan ho deciso di utilizzare anche le ciglia inferiori. Stesso sistema, applico la colla, aspetto un pochino e poi appiccico prima la parte esterna e poi con le pinzette mi aiuto ad appiccicare la parte interna. E faccio la stessa cosa dall'altra parte. Colla, appiccico la parte esterna e poi appiccico la parte interna.
Ed ora gli occhi sono veramente completi. E adesso è il momento di cambiare il colore dei capelli, quindi mi metto due cuffiette e poi questa bellissima parrucca bionda. Non dimenticate di aggiungere una bottiglia di cola e delle patatine. E per il costume, i leggings li ho trovati online, la maglietta bianca l'ho trovata online, vi lascio il link nella descrizione, mentre il mantello l'ho fatto io e pubblicherò prestissimo il tutorial su come l'ho fatto. E molti di voi mi chiedono sempre dove guardo gli anime e dove ho guardato Umaru-chan, e la risposta è Crunchyroll, che è un sito disponibile anche in italiano, anche se Umaru-chan ancora non è disponibile in italiano, dove però trovate tantissimi anime, manga e anche drama. Ed ora ci sto guardando Sweetness and Lightning, quindi guardatelo con me così ne possiamo parlare. Inoltre, se adesso andate su crunchyroll.com/roxy, potete avere l'account premium per 30 giorni gratis. E con l'account premium avete accesso a degli anime esclusivi, senza pubblicità, e li potete guardare non solo dal PC, ma anche dall'iPad, dal vostro cellulare o dalla vostra console. Infine voglio ringraziare Crunchyroll dal profondo del mio cuore e anche da parte vostra per aver sponsorizzato questo video e per supportare questo canale così posso fare altri video come questo. E tutto qua! Spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Muah!